Ciao a tutti! In questo video voglio parlare dei solari che ho utilizzato quest'anno, così ve li posso recensire e magari vi potete fare un'idea su questi prodotti, eventualmente per l'anno prossimo, se comprarli o meno per voi, ecco. Quindi io quest'anno, come tra l'altro l'anno scorso, mi sono affidata completamente alla marca Nature's per quanto riguarda i solari, con l'unica differenza che l'anno scorso avevo utilizzato un prodotto soltanto, mentre questa volta, quest'estate, ho utilizzato quattro prodotti diversi. Per quanto riguarda il prodotto, il solare dell'anno scorso, vi lascerò il link al video. Appunto dell'anno scorso, dove vi ho fatto una recensione approfondita, e vi lascerò anche un link al video haul che ho fatto quando ho preso i prodotti, diciamo, di quest'anno, così in entrambi i video potete vedere anche la consistenza, se appunto vi interessano, così non mi devo ripetere anche in questo video. Allora, all'inizio, prima dell'estate, sono andata in erboristeria e ho preso tre prodotti. I due ce l'ho con me qua. Il terzo prodotto invece si presentava praticamente nella stessa confezione, perché come vedete è questo tubo da 150 ml, praticamente uguale, ed era una crema solare con SPF 25. Io questa crema l'ho lasciata a casa dei miei suoceri. Però appunto la potete vedere in quel video haul. Comunque ve la recensisco oggi. Quindi la crema solare con l'SPF 25. Poi lo stesso giorno ho preso anche acceleratore dell'abbronzatura per viso e corpo, che come scritto qua vi dovrebbe dare l'abbronzatura più forte del 65%. E poi quel giorno, quando sono andata a prenderli, c'era una promozione che prendendo due prodotti della linea dei solari della Nature's, con 2 euro potevate prendere anche emulsione dopo sole idratante, e quindi ho preso anche lei. Poi invece dopo un mese e mezzo, prima di partire per le vacanze, siccome avevo utilizzato già un bel po' con la crema solare, avevo paura che non mi sarebbe bastata, e alla fine sono ritornata nella stessa erboristeria a Viareggio e ho preso questo spray solare sempre per il viso e corpo con SPF 30, ed è praticamente lo stesso solare che ho utilizzato l'anno scorso. Solo se andate a vedere quel video vedrete che la confezione è cambiata leggermente, però è sempre lo stesso prodotto. Io comincerei dai solari veri e propri, quindi dalla crema solare e da questo spray. Io devo dire che con entrambi mi sono trovata benissimo, nel senso che non mi sono bruciata neanche una volta. Come vedete, io ho la pelle molto chiara, questa praticamente è la mia abbronzatura estiva, quindi mi abbronzo molto difficilmente, ma mi brucio molto facilmente. Queste creme entrambe mi hanno protetta molto bene. Mi sono piaciute per quanto riguarda la profumazione, anche se non è una cosa proprio eccezionale, diciamo, perché hanno una profumazione dei solari tipici, però non è troppo forte, quindi non mi dava fastidio neanche quando la applicavo sul viso. Entrambi i solari hanno i filtri sia fisici che chimici. Devo dire che erano entrambi un'ottima base per il trucco, perché quando magari uscivo, però non andavo al mare, stavo in città, comunque utilizzavo la protezione solare come una crema viso, diciamo, e in entrambi i casi appunto andava benissimo come base per il trucco. Devo dire che fra i due preferisco decisamente questo spray, per il semplice fatto che ha una consistenza molto più leggera, che si assorbe molto più facilmente sulla pelle e non lascia la pelle. Magari la crema, se avete la pelle molto secca, ve la lascia più idratata e nutrita, però nel mio caso alla fine era un pochino troppo pesante, nonostante quando la applicavo, diciamo,
quando l'ho provata, appena presa, mi sembrava comunque che si assorbisse abbastanza bene. Invece devo dire che con il caldo, con tanto caldo, comunque rimaneva sulla superficie della pelle e si sentiva, ecco. Quindi questa crema ha una texture molto più leggera, non vi fa sudare più di quello che diciamo si suda normalmente con 40 gradi fuori, ed è veramente veramente eccezionale. Quindi questa è stata la mia riconferma dell'anno scorso, appunto. Mi è piaciuta tanto, ve la consiglio e molto probabilmente la prenderò anche per l'anno prossimo. Quindi questa veramente super super promossa. E la confezione della crema SPF 25 era da 150 ml, mentre questa qui, oddio, ora non lo vedo. Ah, ecco, è da 125 ml, però ho la sensazione, magari perché è lo spray, che duri molto di più rispetto alla crema, appunto. Quindi questa veramente super promossa, con l'altra diciamo ora il prodotto, questo qua, quando l'ho preso vi dissi nel video che se dovesse funzionare veramente come promette qui sulla confezione, potrebbe diventare il prodotto della mia vita, perché appunto abbronzandomi così difficilmente, 65% in più dell'abbronzatura, insomma, non sarebbe male. Purtroppo non è diventato il prodotto della mia vita. Allora, io devo dire che per quanto riguarda il colore della pelle, veramente non ho visto nessuno. La differenza non mi sembrava di diventare, diciamo, più scura quando lo utilizzavo. Magari utilizzato da solo senza una protezione solare, che comunque è una soluzione che io non vi consiglierei di fare, magari qualche risultato si vede di più. Utilizzato come tra l'altro viene consigliato di utilizzare, ovvero come base ad una crema solare. E quindi ad un altro prodotto, ecco, su di me non ha funzionato. Un'altra pecca che vedo in questo prodotto è il fatto che ha una consistenza che è una consistenza, diciamo, più leggera rispetto alla crema solare, però è comunque più densa rispetto all'emulsione, al spray. Quindi comunque alla fine un po' sulla pelle si sente. Se andate ad utilizzarlo con un altro prodotto con la protezione solare, come ho provato a farlo io, quindi applicavo sia questo prodotto sia la crema con l'SPF, era una cosa veramente insopportabile, perché la pelle rimaneva appiccicata e sentivate comunque questo strato piuttosto denso di due prodotti messi insieme sulla pelle, e con tipo 40 gradi fuori, veramente non era il massimo. Tra l'altro questo prodotto costa abbastanza, quindi ecco, per me non è un prodotto che, diciamo, ricomprerei. Non ve lo consiglio neanche tanto, almeno che lo vogliate utilizzarlo, vogliate utilizzarlo appunto da solo, però si rischia soltanto di bruciarsi e basta. Quindi ecco, questo prodotto, diciamo, bocciato. Il prodotto invece super promosso è questa emulsione dopo sole idratante viso e corpo. Qui devo dire che non c'è niente che non mi piace in questo prodotto. Mi piace la texture, che è cremosa, ma ha una consistenza, diciamo, fra una crema e un gel. È molto rinfrescante sulla pelle, però allo stesso tempo non è che abbia un effetto proprio freddo che sentite tipo la menta sulla pelle. È un'azione rinfrescante molto delicata, che va benissimo anche sul viso. Lenisce molto bene la pelle, infatti io la utilizzavo come crema notte sul viso e mi ero trovata molto bene, ovviamente quando durante il giorno ero esposta al sole. Mi piace perché si assorbe velocemente, però lascia la pelle molto morbida e molto idratata. Mi piace l'effetto che vi dà soprattutto sul corpo, perché nonostante non contenga nessun tipo di glitter, dei brillantini, niente di questo genere, quindi se la applicate sul viso va benissimo, però vi lascia la pelle molto
È molto luminosa, quindi questo effetto mi piaceva. Infatti, delle volte quando si usciva la sera la applicavo sul corpo perché risaltava l'abbronzatura e lasciava la pelle molto luminosa. L'effetto era veramente straordinario. Appunto, non mi ero bruciata, quindi non ho avuto neanche necessità di riapplicarla tante volte per lenire tantissimo la pelle. Però, come un idratante, appunto, come un doposole. Veramente super super promossa e questa sono sicura al 100% che sarà anche il mio doposole per l'anno prossimo perché proprio mi è piaciuto tutto di questo prodotto. Ecco, allora questi sono i miei solari che ho provato quest'anno. Sarei curiosa di scoprire quali sono stati i vostri solari, se alla fine vi siete trovate bene o male con i prodotti che avete scelto. Io devo dire che la Natures, per quanto riguarda i solari, si conferma di essere veramente un'ottima scelta. L'anno prossimo molto probabilmente prenderò di nuovo lo spray con la protezione 30 e sicuramente il doposole, quindi tutto sommato devo dire sono stata molto contenta. Ecco, questo è tutto. Vi saluto e ci vediamo molto presto. Ciao.